E sta Joseph da piccolino qua. No! No, John Spring. No, bro. Oddio, quello somiglia veramente a me, però. Chi questo? Oh, fra, questo sembro io. Però, bro, ma questo è un video delle foto vere? Non penso, mi auguro di no. Allora, raga. Ma il gioco parte così, Gianfra? Cioè, dal nulla? Sì, in realtà questo è un mio salvataggio, mi sa, sai. Devo un attimo capire. Gianfra, non iniziare a toccare... No, io premo. Come il tuo solito, invece, che vuoi sempre toccare quelle robe. Vuoi toccare tutto, premo, io premo tutto quello che c'è da premere. Ah, bro, ma vedi che mi sa che devi toccare questo e l'altro contemporaneamente. Ma secondo me se butta... mi butto... No, Gianfra. Fermo, analizziamo una situazione. Vabbè, dai. Bene. C'è un kart. Oh, ragazzi, c'è un kart. Ma? Tiralo dietro. Fai. Adesso lo devo tirare a due mani. Oddio. Ma? Oh, l'ho fatto Gianfra. Via fuoco. Giuseppe, questa... Gianfranco, stai morendo. Gianfranco, via da qui. Oh, e dove... E che... No, Gianfranco. Gianfranco, iniziamo però, eh. Allora, io provo a riscendere. No, scusa, ma com'è possibile? Senti, ma fammi un attimo un favore. Prova a premere il punto rosso lì con una mano e l'altro con l'altra. Mettiti a distanza. Questo lo premi qua e l'altro di là. Ce la fai, no? Non credo mai nella vita. No, non ce la fa mai, bro. Oddio, può essere... Sì! Ma cioè, no, come devo fare? Subito. Ok, allora niente, dai, vai sotto. Cioè, devo fare mega trick. Niente, poi dopo si risalirà e così via. Allora. Uh-huh. Allora, guardiamo un attimo la situazione qual è. No, qua. No, fermo, ci muori! No, sì, è vero, è vero. Sì, ma tira quella macchina, fra. Allora, inizia a tirare? Ormai non serve più perché si sono rotti rotte le scatole che c'erano lì, No, in realtà no, Giuseppe. C'erano delle scatole prima, ragazzi. Sì, però bisogna in fondo. Ma è vero. È vero, non serve più. Quindi è come se la strada mo si fosse aperta, ma... Cioè, adesso quindi potresti andare, ma non ci puoi andare, perché soffri il gas. Oddio, ho cambiato mano? Sì, posso cambiare mano, sì. C'ho la mano elettrica qui, una roba del genere. Ma Gianfra, quando ti abbiamo detto devi comprare un nuovo paio di mani, l'hai fatto davvero. Ma cacare, va. No, Gianfra, l'hai fatto sul serio, grande. No, ragazzi, ma seriamente, ma che cazzo devo fare? Ma scusa, guarda in alto a destra qua. Bro, se fai così vomito. Però secondo me ne devo uscire. La maschera, Gianfra, la maschera. È vero. Ah, eccola. Wow, Giuseppe, sei un fenomeno. Vuoi dirlo forte, Gianfra? Bravo, Giuseppe, meno male tu. Gianfra, fa una cosa, ma levati da mezzo, fai giocare Giuseppe. Ma cazzo l'ha vista, Mirko, ci siamo salvati di 20 minuti. Ma sarà forse almeno 30. Seriamente, raga. Meno male. Altri 20 qua, mo può capire, cazzo. C'è una botola sotto? Che ne so. Sì. Gianfranco, no, sopra. Sotto. Ma pure sotto c'è una botola. Qua? Ma dove vista la botola? Ma come faccio a salire? Ma Gianfranco, non guarda, come faccio a dirtelo? Qua? Vedi, c'è il simbolo della mano. È vero. Ma ci stanno sti quella elettrica, prova quella elettrica. Quella elettrica, dici? Sì. Oddio. E sono altri 30 minuti risparmiati. Mamma mia. Ragazzi, andando avanti come treni, non ci posso pensare. Incredibile. Oh, in basso a sinistra c'è una mascherina. Prendila un po'. Questa Mirko, veramente Mirko qua. Mi socio? Questa qua. Questa? No, questa non si piglia. Pensavo era un collezionabile. Ma che è un'altra stanza? Uno specchio? No, è uno specchio? Mi sa. No, specchio, sai, sì, giusto? È uno specchio. Sì, è uno specchio. Girati, uno specchio. Corrisponde dall'altro lato? No, ma mi sa che abbiamo fatto, raga. Incredibile. Fermi tutti. Ma poi? Ci stiamo secondo me entusiasmando per tre cazzatelle che abbiamo fatto. Sì, bravo, esatto. Sì. Guarda un po' lì, si devi premere con la mano blu. Sì, vorrei passarci. Ma la domanda è, ma chi mette in casa questi sistemi con le mani appositamente per... Bro, è semplice, un mano iaco. Mi sembra corretto. Bro, dai. È facile come cosa. Comunque io oggi non ce la posso avere con Joseph. Cioè, ci ha salvati letteralmente con quella maschera, raga, che non avrei mai notato io, mai. Mai nella vita. Salve. Oh, ma questo che rispinto, Fra. Ma può essere perché questi giochi sono un po' troppo difficili per te, Gianfra? No, può essere.
Allora, qua ci vuole sicuramente una cassetta. Non so se vi ricordate. Sì. Una VHS, sì. Mi avrai inutile che continui a toccare come un maniaco. Gira, cambia stanza, bro. Bro, ma secondo me devo fare qualcosa qua. Ma no. Ma perché qui, per forza? Vabbè. Ecco. Sotto, sotto, a sinistra, a sinistra. John Gianfranco. Qua? Esatto. Ah. Ah. Altri 20 minuti risparmiati. Grazie, Giuseppe. Oh, ascoltiamo. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup, though highly irregular. We've pulled him from the home sweet home. Gianfra, se c'eri tu con le braghe calate era bello pure da vedere, ma no, sia scherzo. Però così forse non mi colpisce. I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention. Scusate. Ma la domanda è, Gianfranco, ma tu devi sapere che ho visto gli altri video precedenti che tu hai fatto horror. Ma tu ci mettevi tu jumpscare, ma tu sei un infame. È vero, è vero. Gianfranco, è vero, hai capito la conferma. Joseph! Maronna mia. Joseph, è stato un piacere conoscerti. Maronna, le parole che sogno di dire prima o poi. Joseph, è stato un piacere. No! Scherzo, no! Sono le foto due attaccate in giro. Questo parla Joseph, bro, ma qua stiamo andando un po' oltre. Quella roba metanarrativa. Raga, ma che abbiamo risolto? Scusate. Ma che diamine abbiamo risolto in tutto questo? Non lo so, questa era per esplorare la lore, era una cosa secondaria, secondo me. Ma intanto io non so se li sentite in sottofondo, si sente roba strana, tipo così continuamente. Ma non è lui che respira nella... Ma non credo. No, Giuseppe, ma che... Oh, Gianfra, che cazzo è? Che cosa? Ma pure io sentivo camminare. Guarda, ragazzi, pure io ho sentito camminare, lo sapete? Muore il tuo passo. Ma non è che ero io. Non è che ero io che mi muovevo. No. No, no, era un passo da mostro, ragazzi, occhio. Siamo palesemente persi una scena in cui c'era un mostro e Gianfranco non l'ha visto nemmeno. Può essere, può essere, può essere. Però io vorrei capire, almeno Gianfranco per capire, no, ma come ci siamo ritrovati qua noi? Ma che ne so, Giuseppe, ma non lo so. Cioè, il gioco parte proprio così, ma sei sicuro? Non mi ricordo. Gianfranco, devi trovare il secondo. Gianfranco, non dire che prendi. No, era tipo corrente. Allora, mi pare che il secondo finiva che noi pigliavamo un treno e scendevamo tipo in questa zona di questo asilo per bambini, sta zona così. Che cazzo la devo fare? Devo trovare un'altra secondo batteria per dargli la corrente. Giuseppe. E queste stesse batterie te le devi poi portare sopra perché mi pare c'era una situazione simile. Joseph, scelgo te. Vai. Vai, che oggi sei un segugio. Gianfranco, ma va trovata. Ma qua, raga, il problema è che non si vede. No. Di qua. Qua non si vede una fava, ragazzi. Una fava. Gianfranco, aumenta la luminosità. E come faccio ad aumentare la luminosità? Dal gioco. Te la fa aumentare per forza. No, ma credo sia il massimo. No, a ma terra, è giusto. A terra? È giusto così, purtroppo. No, era uno zainetto. Sì, ci sono zainetti. Ma non si vede niente, capito? Perciò almeno ci aiutiamo. Perché un è tutto po' scuro in sta casa. Ci stiamo solo con la. Con la torcia nostra, capito? Scavalca un po'. Affanculo. Affanculo. Ma è lei, Gianfranco, ma è il mostro. Ma che ne so, è Giuseppe. Mammi. Ma ti puoi anche togliere la maschera? Può essere la maschera ti oscura un po'? La visuale? No, ma io mica c'ho la maschera. Come no? La tengo ancora. Sì, perché? Porca miseria, tenevo ancora la maschera. Per mo questo ti fa non vedere un meglio, cazzo. Mi sa. Sì, per questo non vedevamo una fava. Gianfranco, mannaggia, oh. Sì, ma ciò non toglie, raga, che siamo imballati, cioè non sappiamo che cosa fare. No, no, Gianfra, non tornare qua, per favore. No, no, Gianfra, non è qui, no. Mannaggia, puttazza. Dai, no, dalla... Queste cose tu le devi mettere poi, Vai a destra, vai a... No, dietro, dietro, dietro a sinistra, sinistra. Qua. Va. C'era andato dritto, prima. Vai qua. No, vai, è qua palese. Oh. Vai, entra dentro. Dritto, sotto, dentro, scendi. Entra dentro. Scendo. Ah, qua, esatto, qua, ok, ci siamo. Vai. Oh, mamma, dove sta, mammi, cazzo? In fondo, dietro di te, in fondo. In fondo qua. C'è. Guarda su. Ma porca miseria. Attaccati, Gianfra, attaccati. Aspetta, questo... attaccato, cazzo, eccoci no, qua. Gianfranco. Olè. Olè, di caduto giù, via. Siamo in un parco giochi, via. Ok, trovata, veramente trovata, oh. Gianfranco, questo mo ti insegue palese. No, gli ha tolto l'energia, bro, come va?
Allora. Tira la coppa proprio. Devo andare. Dove devo andare, ragazzi? No. Ok. Eccoci. Annacciato. Bravo. Gianfranco, stai pronto a scappare, palese, che mo si sblocca qualcosa. Ci siamo. Ci siamo, raga, ci siamo. Here we go. Let's go. Let's go. Vai. Oh, che belle, esce di sangue, attenzione. Si presume che ci siano cose belle qui. Vai, questa è la parte più bella, bro. Bomba, vai. Vola, blazzone, vola. Gianfranco, ti butti. Mamma mia, non c'è mancata, ci sei seriamente. E mo? Hi there, I'm Piggy Piggy. Ah, sorella di Joseph. No! Ma devi trovare un'altra cassetta. No, ma non Jamel. Ce la metto, non mi interessa. Aspetta, ma questo che cos'è? Oh no, arieccoci. Arieccoci. E dove va messo questo? Che ne so. Dura pure un bel po', quindi vuol dire te lo devi portare presto per parecchio. Sì, pare proprio di sì. Scia, guarda, puttazza, guarda. Bisogna capire cosa devi dove alimentare, va? Mo. Scia, arieccoci. Guarda quello, un po' in alto. Era quello, Gianfra. Girati. No, quello è dove l'ha presa. Ha intravisto. Ah, scusa. Oh. Arriva parecchio lontano. Sì. Allora fai così. Trova dove metterlo e poi ce lo veniamo a pigliare. Che sì, sennò è inutile. Ma qua non mi posso buttare giù, secondo voi? No, non lo fare, Gianfra. Dopo dobbiamo risalire, è inutile. Guarda in alto. Ecco dove devi mettere la corrente. No, Mirko, Marona, che bello. Ma troppo genio. Forte, Marona. Ma che genio, mamma mia, che genio. Ragazzi, ma io che vi devo dire? Io purtroppo ho due cervelli e quella è la mia fortuna. Ci hanno chiuso dentro. Bom, perfetto. Ci hanno chiuso dentro. E mo? E mo, bro, inizia a apparecchiare il culetto. Che arriva al po' di time. Sì. Ah, mo. Oh, borgo zio, jump ring. Fermo. Perché? Ma lo vedi quello come sta bello dritto, sveglio, sì? Sì, vabbè, ma è un pupazzetto. Sì, è un pupazzetto, sì. Gianfra, questo dove è un culo, No! Te lo devo dire. Ma non è attivo. No, non è che è attivo. Quello è il segnale di partenza. È quello che stai premendo di uscita. Non ho capito. Lì devi mettere la corrente. Dove la prendi è di là, ma è chiuso. Ole, vai. Mamma mia, signori. E mo? Mo? Gianfranco, palesemente adesso si apre qualcosa e ti vengono a prendere. Si è aperto qualcosa, ma lui non... Mi sono perso, ragazzi. Destra? Sinistra? Aspetta, no, mi sono perso. Fammelo rifare un attimo. Mi sono perso, scusate. Si è aperta da dietro. Qua. Vai, tempo. Ci sono. Ce l'ho fatta. Sì. Ce l'ho fatta. Gianfranco, attenzione che potevi cadere. Dove? Aspetta. È sinistra? No, era una macchia. Pensavo era una... Oh, ma possibile mai che devo stare sempre chiuso dentro qua? Lo usi come una scala, no? Usi questo piccolo e poi usi quello grande. Mamma mia, che genio umano. Che genio umano. Salve. Perché non gli vai vicino, fra? Gianfranco, prenditi. Non c'è manco il pisello, non già. Oddio, si è girato. Gianfranco, questo ti segue.